Consigliere Coronetta, buongiorno. Ed allora parliamo ancora una volta di solidarietà in questa seconda fase. Come va? Intanto buongiorno a lei e a chi è in ascolto. Come va? Da un punto di vista della solidarietà, diciamo che è grazie alla solidarietà che siamo riusciti ad affrontare la prima fase, che appunto ha visto mettersi in campo tante associazioni, tante realtà, ha visto la gente rispondere per cercare di aiutare chi era in difficoltà. Ognuno ha fatto la propria parte. E in termini di solidarietà, anche oggi che siamo in questa seconda fase, purtroppo la seconda fase ha permesso magari un attimo di libertà in più nello spostarsi, che non vuol dire però un, due, tre, libera me, siamo tutti liberi e facciamo quello che ci pare. Però dico, ha permesso questo, dall'altra parte siamo in vera crisi sul piano sociale ed economico. È aumentato il livello di povertà. E a livello comunale, a livello comunale diciamo che si stanno cercando di adottare delle misure grazie a quelli che sono stati i contributi del governo da parte della Protezione Civile attraverso i buoni spesa e anche attraverso l'acquisto di derrate alimentari che andranno ancora una volta a essere consegnate alle famiglie. Però non basta. Ancora una questa fetta di povertà nonostante gli aiuti. Ecco, questa annotazione che abbiamo ricevuto ieri da parte sua, una lunga fila davanti il Monte dei Pegni, se così possiamo dire, anche qui a Mazara del Vallo. Sì, devo dire che mi sono indignata alla notizia che dei dipendenti regionali, grazie anche alla concertazione dei sindacati, hanno chiesto un bonus in più per disbrigare delle pratiche relative alla cassa integrazione di tanti lavoratori che stanno aspettando ormai da 60 giorni un aiuto concreto. E questo già mi aveva fatto indignare e soprattutto perché giornalmente passando da Piazza Mocarta mi sono resa conto che c'è sempre una fila lunga e non sapevo che lì c'era l'ufficio Pegni. E questa cosa mi ha veramente fatto male come cittadina, come persona, e mi ha fatto arrabbiare come ruolo di consigliere, perché è triste e non è un bel segnale sicuramente. Non so quali, non so, anzi bisogna pensare a degli strumenti veramente importanti per andare incontro a questa situazione e veramente risollevare la gente che con dignità cerca di affrontare questa crisi. Già in passato avevamo fatto una mozione di lotta e contrasto alla povertà perché i dati erano allarmanti. Oggi si sono non raddoppiati, molto di più. Ecco, nella pratica come si potrebbe ovviare per aiutare queste persone? Allora, nella pratica diciamo che oggi l'intervento è stato soltanto di tipo assistenzialistico, nel senso che nell'immediatezza si è dato un aiuto attraverso gli alimenti, attraverso appunto i buoni spesa. E nella pratica bisogna cominciare a coprogettare, a pensare progetti veramente di rilancio e poi nella pratica un sostegni concreti alle imprese, all'economia, non trascurando nessuno dei diversi settori, perché se non c'è lavoro sicuramente lo Stato, il governo e noi come amministra come appunto come comune possiamo fare ben poco, possiamo continuare a dare dei sussidi, ma non è quello, non possiamo puntare soltanto sul piano assistenzialistico. E quindi in conclusione cosa possiamo dire a quanti in questo momento appunto stanno attraversando dei momenti difficili e particolari? Cosa possiamo dire? Possiamo dire che non bisogna mai perdere la speranza. Io lo so che poi lo sconforto nei confronti delle istituzioni e di chi amministra è facile perché bisogna essere lungimiranti e immediati nel dare delle risposte. E di non perdere questa speranza.
speranza, e perché appunto e questa è stata una situazione veramente inimmaginabile, nessuno mai se lo poteva aspettare, e quindi la stiamo vivendo tutti insieme, nessuno speriamo venga lasciato solo e rimanga indietro, e comunque c'è una comunità che veramente grazie alla solidarietà, alla generosità continua a rispondere, e viviamo tutti questa situazione, siamo tutti vero sulla stessa barca e dovremmo guardare tutti nella stessa direzione e remare affinché questa barca rimanga a galla, io la vedo così. E da parte mia come consigliere e come gruppo politico speriamo veramente, cioè insisteremo sempre affinché si adottino delle misure concrete e facendo anche delle proposte, perché ho visto che tanti gruppi consigliari anche di maggioranza hanno fatto le loro proposte, alcune condivisibili, quelle ad esempio delle che poi abbiamo visto che la regione ha approvato, no, sul discorso del suolo pubblico, l'estensione, la riduzione del pagamento, tutte queste misure finanziarie, no, economiche, che cercano di dare il respiro. Però bisogna lavorare tanto e non fermarsi anche a riflettere e trovare soluzioni, e questo lo si può fare non nello scontro, ma nel lavorare insieme, nello sbracciarci. Sicuramente sì. Benissimo, consigliere Coronetta, stiamo tutti, come dire, ad osservare, a cercare di comportare anche quanti in questo momento appunto stanno vivendo momenti drammatici. Grazie anche a lei per il suo lavoro, ci aggiorniamo ad una prossima dottor signor Diluvio, un'ultima cosa però la voglio dire, sto vedendo finora i cittadini sono stati bravi nel rispettare le regole, le norme igienico e anche comportamentali di isolamento, di tutto, siccome già siamo in questa crisi economica, di povertà, evitiamo di fare in modo che, cioè evitiamo che possa esserci veramente anche una situazione di contagio, perché il coronavirus c'è, è presente, è pericoloso, non è stato sconfitto, per cui almeno su questa cosa non dobbiamo abbassare la guardia, perché sarebbe dramma nel dramma se dovesse verificarsi che fra qualche giorno si debba essere costretti a chiudere di nuovo tutto.